Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi un video in cui, come avrete già letto dal titolo, vi mostrerò 5 prodotti che ad oggi non ricomprerei più. Non sono prodotti che non mi sono piaciuti, bocciati, brutti, ma per una serie di motivi comunque non li ricomprerei, anche se sono prodotti validi. E quindi penso che sia ancora più interessante, diciamo, come tipologia di video, perché ovviamente non vanno bene per me, però non sono prodotti negativi. Ok? Se avete voglia di continuare a seguire i miei contenuti a Tutto Beauty, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e grazie infinite se vorrete sostenere questo video lasciando un pollice in su. Mi trovate inoltre anche su altre piattaforme, altri social, e ultimamente sto caricando i video, adesso ve lo dirò ancora qualche altra volta, poi non ve lo dirò più perché diventa una cosa un po' fastidiosa. Su TikTok, ad esempio, vi ho messo un video haul con acquisti di abbigliamento che ho fatto di recente, compreso questo. Se volete vederlo, lo trovate là. Non siete obbligati ovviamente né a scaricare l'app né per forza a vedere questi contenuti, però io pubblico lì. Ma veniamo a noi ai 5 prodotti che ad oggi non ricomprerei. Come vi dicevo da principio, non sono prodotti negativi, che schifo, brutti. Tra l'altro due li ho acquistati perché consigliati da una makeup artist che è Andrea Ali, che fa tanti contenuti su YouTube, su Instagram, insomma eccetera eccetera, e perché li vedevo, li ho visti su di lei, mi piacevano tanto, li ho voluti provare, però io non ho trovato lo stesso amore, la stessa affinità. Cominciamo proprio da uno che ho acquistato dopo aver visto dei contenuti ormai mesi e mesi fa di Andrea Ali. Si tratta dei blush, questi stick di Huda Beauty. Io ho preso subito il Proud Pink perché era quello sul rosa, luminoso, molto primaverile. Forse sono uscite primavera scorsa, un anno fa, questi qui. E questo prodotto qui, questo tipo di colore un po' luminoso, poi sapete che io adoro i prodotti in stick, ma questo me posso in ocecamme, se mi avete visto mai inserirlo in un video, ma forse nemmeno Get Ready, non so se me l'avete visto applicare, non ne ho idea, nemmeno lo ricordo. Il colore non è brutto, ovviamente qui adesso ve lo metto bello pieno, è un bellissimo blush, come vedete, primaverile. Di questo in particolare, perché io ho provato, ho acquistato solo questo, ma c'è in altri colori, e tra l'altro credo che alcuni non siano luminosi, se non mi sbaglio, non ricordo più con precisione, non mi piace la texture. Ho provato ad applicarlo la prima volta mettendolo direttamente sul viso, c'è un mio video in cui vi faccio vedere l'applicazione dei prodotti di questo tipo, dei blush in crema, in stick, se mi ricordo ve lo lascio in descrizione, dove per l'appunto vi ho fatto vedere che con alcuni potete andare ad applicarlo direttamente, se no vi consiglio proprio ad esempio di metterne un po' sul dorso della mano, andarlo a prelevare col pennello, oppure prelevarlo direttamente col pennello se non è iperpigmentato soprattutto, e andarlo a sfumare sul viso. Quindi dipende, non tutti si comportano alla stessa maniera. Questo messo sul viso non mi piace, mi va proprio a come ad aprire la base del viso, nonostante sia leggero, non sia un colore, poi ha anche una certa luminosità, quindi rispetto a quelli matte la resa è un pochino più facile in questo caso, non nel suo specifico. L'ho provata a mettere poi appunto non direttamente sul viso, ma con il pennello, andando a prelevarlo con il pennello, ma nell'immediato sì, carino, però non è niente di che, quindi per il costo e la spesa che ha preferisco 300 milioni di altri brand, di altri prodotti similari. Come sapete è una delle mie passioni questa tipologia di prodotto, ce l'ho di tanti brand più costosi, meno costosi, e trovo che siano molto più validi di questo. Non so nemmeno se li abbia tolti dal commercio, se esistano ancora, non ve lo so dire, ma non mi è venuta nemmeno curiosità di provare a prenderne un altro colore, perché ripeto, comunque di tanti altri brand li trovo molto più performanti. Questo sul viso, questo colore qui, io perlomeno ve lo sconsiglio. E poi c'è ovviamente chi si troverà bene, chi dirà oh mio Dio è favoloso, è il mio preferito del mondo. Come vi dico sempre, rimaniamo amici, ognuno ha le sue opinioni. Un prodotto di cui già sapete che non sono proprio entusiasta al 100%, l'ho provato insieme a voi ed è una delle mini palette di Natasha Denona, questa è quella per il viso, la Bronze and Glow. E che cosa non mi piace di questo prodotto? Questo prodotto ha un costo piccolo, poi
Se ci passa un po' di sconto, tipo su Look Fantastic, credo che passi ancora il codice sconto. Leggete sempre l'info box, vi lascio i link, c'è la sezione dei codici, guardate sempre. E il bronzer non è male, anche se non è proprio la mia punta preferita. Inoltre, credo che esista proprio solo questo. Cioè, come fa un bronzer questo a essere universalmente perfetto per tante tipologie di carnagione, di sottotono, non lo so, mi sembra un po' strano, ma non mi vorrei sbagliare, credo esista proprio solo questo. Il bronzer comunque su di me non funziona male, non è il mio colore preferito, ma non funziona male su di me, vi direi una bugia. Il problema è l'illuminante. Il bronzer io lo trovo per carnagioni medio chiare, l'illuminante io lo trovo per carnagioni medio scure. L'ho provato in tutte le maniere, ma sul mio colorito è un cazzotto in un occhio. Quindi di questo prodotto diciamo che posso usare il 50%. Il prodotto non è male, non è cattiva la texture dell'illuminante, è proprio secondo me assemblato male, pensato male, non mi piace. L'accostamento di colori non lo trovo giusto. Io penso che ce ne dovrebbero essere almeno due di questi di varianti colore, con un bronzer adatto, come in questo caso carnagioni medio chiare, e l'illuminante di conseguenza. E questo sembra un po' un connubio per andare incontro a tutti, però questo è per medio chiare e questo è per medio scure. Su di me questo ve l'ho fatto anche vedere, ma non può andare bene, lo capite da soli, e ve l'ho fatto vedere anche applicato in un video. È troppo, la base è troppo scura, troppo bruna, troppo scura, fa una macchia assurda. Ecco, vediamo se riesco a farvelo vedere, ma vedete quanto è scuro rispetto alla mia pelle? È proprio brunito, è assurdo, non può andare bene, lo posso usare come ombretto, ma che ce faccio? Io voglio una palettina piccola da viso, da magari portarsi dietro, veloce, questo qua è inutilizzabile sul viso. Oddio, anche nel caso della palette che vi ho sempre fatto vedere in applicazione in qualche video con blush e illuminante, non può essere adatta a tante persone, è uscita solo così, solo con quei due colori, questa scelta di Natasha Denona io non la capisco, però in quel caso per le mie caratteristiche quella funziona bene, ripeto, le polveri sono fantastiche, questo non lo discuto, quindi il prodotto è valido. Il problema per me è l'assemblamento, l'accostamento dei colori. Veniamo a degli ombretti mono. Io compro pochissimi ombretti mono perché poi me li dimentico, li uso poco, tendo a prendere sempre le palette e fare un trucco completo al massimo. Ho alcuni ombretti di quelli un po' per tutti i giorni, dei marroncini, che prendo solo quello velocemente, no? Ecco, in quel senso ne ho per esempio alcuni di MAC. Volevo assolutamente provare queste formulazioni di Charlotte Tilbury, sono gli Hypnotizing Pop Shot, e non gli ultimi colori, non li ho presi perché appunto già uso pochissimo questi. Qual è il problema? Prodotto non valido? No, il prodotto è bellissimo, queste hanno anche due texture diverse, una è molto, allora questa qui è più satinata, riflessata ed è il taupe, e questa qui invece è il colore che si chiama Diamond Eyes, questo l'ho preso sempre perché l'ho visto in un reel, tanto non lo vedrà questo video, Morella ci potrebbe rimanere male, ma l'ombretto è bellissimo, parlo di Andrea Ali, è una botta di luce pazzesca, potete mettere appunto anche lui sulla palpebra eccetera eccetera, ma io colori così similari le ho in tante palette, quindi magari succede che questo me lo dimentico e ho in mano la palette perché prendo il marroncino da mettere nella piega, e, non so, un altro colore per fare un po', enfatizzare un po' la rima, e prendo il luminoso che c'è nella palette, quindi questo tendo a dimenticarmelo. E, siccome costano una fucilata, perché Charlotte Tilbury sapete che è un brand costoso, oggi non li ricomprerei per questo, perché li ho usati, non posso dirvi che non li ho usati, lo potete anche vedere, questo qua è scavato, ok, però comunque si sfruttano poco e al prezzo di due di questi mi potevo prendere un'altra palette. Veniamo al quarto prodotto, è un rossetto della linea The Slim Glow Matte che mi incuriosiva tantissimo provare, è di Yves Saint Laurent, e questo me l'avete visto applicare in un video. Il pack è
elegantissimo e bellissimo, con questa linea qui stilo, fanno diversi finish. Questo è il Glow Matte, non è di quei matte che vi prosciugano le labbra, e il colore è questo. Avevo visto vari swatch, questo era tra quelli consigliati, è un colore che a me piace indossare, ma nella stesura ha una stesura un po' disomogenea, quindi dovete andarlo a passare più volte, ed è una texture che poi sento un po' sulle labbra, rimane un po' spessina, ok, bella corposa, a me piace sentirlo comunque un pochino più sottile, ma col fatto di dover andare a uniformare, quindi già questo non mi fa impazzire, ma non è neanche tanto questo, perché alla fine è una cosa mia personale il fatto di non piacermi questo, perché questi lucidi li vado a stratificare, non li sento, sono confortevoli, questi qua per mia percezione li sento un po' più spessi, a tante di voi potrebbe non dare nessun problema. Mi sto accorgendo ora che sto registrando con la finestra aperta, si sentiranno i rumori, c'è la moto che passa, ma fa niente, comincia a fare un pochino caldo. E il problema fondamentale che nessuno annovera, ma io vi annovero, è che questo rossetto lo girate ovviamente per farlo uscire, ma non si blocca. Quindi che succede? Ha questa forma romboidale e non si blocca. Quando lo andate ad applicare, se ne rientra, si gira, non è fisso. Quindi state lì che cercate di metterlo preciso con sto coso che ve si richiude. Cioè, perché? Il rossetto, sì, ok, la texture dovete andarla a stratificare, ma quello è fondamentalmente un problema mio, perché una volta lo vedete anche sulla mano, ecco, lo vedete anche sulla mano, una volta che l'andate a stratificare diventa assolutamente omogeneo. Il pack, bellissimo, avete fatto una cosa super elegante, ma non è comodo. Non è comodo, io non mi trovo bene neanche con questa forma romboidale, ma lì può essere sempre un problema mio, ma è questo. E balla la tarantella, che cos'è? Pepperè, ok? Ultimo prodotto è un altro rossetto di una linea di MAC che io adoro e sono i Love Me Lipstick. Ve l'ho fatto vedere in varie tonalità questa tipologia di finish. Qui il problema è che ho proprio toppato il colore, perché è un colore che già di per sé in assoluto metto poco, questa punta qui ancora meno. Sono i Love Me Lipstick e sono quelli con questo pack favoloso. Grazie moto, ti vogliamo bene. Dicevo, sono quelli con questo pack favoloso che già dall'astuccio potete vedere il colore all'interno. Infatti ce l'ho su tutti i toni più rosati, più ok. Questo ovviamente è rosso, ma è una punta di rosso che non so cosa mi abbia detto la testa, io non lo metto mai, è un rosso scuro. Ripeto, non è un rossetto brutto, non è brutto nemmeno il colore, ma è un colore che non è tra i miei preferiti. Leggermente cremoso, sembrano fondenti, la texture di questi rossetti, se non avete mai provato un Love Me Lipstick, provateli perché veramente sono la vita. Il colore è questo. È un rosso bello intenso, per cui ad oggi piuttosto che prendere questo prenderei un altro colore che sicuramente sfrutterei di più. Scrivetemi nei commenti qual è il vostro prodotto che non ricomprereste, magari ve l'ho anche consigliato io, speriamo di no, ma qualora fosse, come sempre vi dico, amici come prima. Quindi non mi sento di dire che sono soldi buttati, perché madonna mia, ma tutte le moto stanno passando oggi. Dicevo, soldi buttati? No, perché nello specifico non sono prodotti, oh mio Dio, orribili, no, però sicuramente sono prodotti che non mi stanno dando soddisfazione sul lungo termine. Questo è tutto per oggi, spero di avervi fatto un po' compagnia e avervi anche magari evitato qualche acquisto che potrebbe non fare al caso vostro. Emoji del giorno, tra i miei colori, gli uccellini che si sentono fuori, le belle giornate, la stagione primaverile che è appena iniziata, qualcosa a tema primavera. Primavera. Vi aspetto qui, ci vediamo alla prossima. Io ci sarò, tu ci sarai, io spero di sì. Ciao!